Informazione.tv è questa mattina sul Lungo Tenna, sono iniziati proprio oggi i lavori. Ci sono tre cantieri, a quanto ci viene detto da chi si occupa dei lavori e a quanto è venuto fuori, tre cantieri distinti e appaltati a tre ditte diverse. Qui ci troviamo nel primo tratto di strada che da Fermo scende verso San Marco alle Paludi e siamo qui con un tecnico del cantiere che ci spiegherà cosa verrà fatto per ripristinare il punto di strada che vedete è caduto e completamente leso. Prego. Allora, Eroso. abbiamo iniziato a deviare il corso del fiume alla presenza della polizia provinciale e, come potete vedere, l'abbiamo spostato, diciamo, sulla sponda opposta di dove ha eroso la strada provinciale. Poi progressivamente abbiamo rimesso nel vecchio corso del materiale iaioso proveniente dall'alveo per creare una pista, per poi proseguire e diciamo rinterrare il tratto di strada eroso. Successivamente verrà riprofilata la sponda con questi massi ciclopici da scogliera e come ultima fase verrà diciamo ricostituita la strada con la banchina e riprofilata la scarpata. Nell'intervento abbiamo creato dei varchi lungo diciamo, la sponda ancora integra e niente, questo è quanto. E la vegetazione, come mi ha detto prima, verrà La mantenuta, non ci vegetazione, sarà no, allora, taglio di. il taglio delle poche essenze che è stato fatto dai dipendenti della provincia di Fermo, sono specie non protette e quindi possono essere tolte. Abbiamo evitato di togliere la paratura di gale, che è quello che diciamo permette di mantenere la sponda integra, e l'intervento che stiamo facendo è minimamente invasivo, fermo restando l'obiettivo che è quello di dare più presto possibile viabilità, riaprire la viabilità. Certo, mi diceva una previsione per quando finiranno i lavori, insomma, e per quando sarà riaperta la strada del Lungo Tenna. Presumibilmente una decina di giorni lavorativi, salvo imprevisti, meteo, come è successo ieri pomeriggio, ci ha impedito di lavorare, e magari altre situazioni contingenti non dovute alle nostre, diciamo, facoltà. La ringrazio, grazie.